Dopo 3 anni di crescita diminuisce la ricchezza netta delle famiglie italiane, che a fine 2022 è pari a 10.421 miliardi di euro, in calo in termini reali a causa dell'inflazione del 12,5% su base annua. È quanto emerge dalle stime elaborate da Istat e Banca d'Italia, secondo cui il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile è sceso da 8,7 a 8,1, tornando ai livelli del 2005. L'aumento delle attività non finanziarie nel 2022 ha riflesso soprattutto quello del valore delle abitazioni, che ha registrato il più elevato tasso di crescita dal 2009. Dopo circa un decennio sono tornati a crescere i titoli di debito detenuti dalle famiglie, in buona parte emessi dalle amministrazioni pubbliche, mentre l'aumento dei depositi è stato contenuto dopo il forte accumulo osservato nel triennio precedente. Raggiunta l'intesa sul nuovo contratto nazionale per gli oltre 400.000 dipendenti delle 30.000 cooperative sociali nel comparto sociosanitario, assistenziale, educativo e dell'inserimento lavorativo, i sindacati di categoria hanno siglato con le associazioni imprenditoriali di settore l'ipotesi di accordo di rinnovo, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Nelle prossime settimane l'intesa sarà votata dalle assemblee dei lavoratori. Sulla parte economica viene definito un aumento salariale a regime di 120 euro per il livello medio, erogato in 3 tranche, 60 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024, 30 a ottobre 2024 e 30 a ottobre 2025. A partire dal 1 gennaio 2025 i lavoratori matureranno la 14ª, pari alla metà di una retribuzione mensile, con l'impegno delle parti a raggiungere il completamento nel prossimo rinnovo contrattuale. Sulla parte normativa, l'accordo inserisce profili aggiuntivi per l'insediamento lavorativo delle persone svantaggiate. Sarà istituita una commissione paritetica per valutare lo sviluppo dell'attuale sistema di classificazione delle professionalità esistenti. Accompagnare lo sviluppo delle imprese turistiche attraverso investimenti, strumenti evoluti e iniziative pubbliche. Intesa San Paolo rafforza il proprio impegno in un settore centrale per il nostro paese, puntando assieme a Federalberghi sul rilancio dell'offerta delle strutture ricettive. Se ne è parlato a Firenze in occasione di un incontro alla presenza, tra gli altri, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa San Paolo, e Bernabò Bocca, presidente Federalberghi e Fondazione CR Firenze. Abbiamo già investito moltissimo perché negli ultimi anni abbiamo erogato oltre 8 miliardi ed è il motivo per cui siamo pronti a darne 10 nei prossimi anni. Sicuramente è un settore rilevante, ha dato una spinta importante alla ripresa nel post-Covid e sicuramente questo è continuato anche nell'anno in corso. Noi vogliamo giocare un ruolo significativo, va elevato il livello, quindi questo è un dato di fatto, se vogliamo che la domanda sia forte e sia internazionale, perché questo è l'altro aspetto rilevante, e quindi va elevato il livello e per questo è fondamentale accompagnare questi investimenti sia dal punto di vista della transizione energetica, perché è il modo per dare anche indipendenza a questo mondo, e dall'altro lato il digitale sicuramente può aiutare. La concorrenza si fa sempre più serrata, quindi gli alberghi italiani hanno sempre più bisogno di investire perché bisogna tenere il passo con la concorrenza internazionale. Io dico sempre che non basta chiamarsi Italia per attirare turismo. Noi sicuramente siamo fortunati perché operiamo nel turismo in una città, in un paese meraviglioso, ma dobbiamo sempre di più investire all'interno delle nostre strutture e Banca Intesa su questo ci è sempre stata vicino e continuerà a starci vicino. La BCE prevede che l'inflazione oscillerà tra il 2,5 e il 3% per gran parte di quest'anno ed i banchieri hanno affermato che qualsiasi discorso su un taglio dei tassi prima dei dati sui salari del primo trimestre previsti a maggio sarebbe prematuro. L'inflazione nella zona euro è salita al 2,9% a dicembre, dal 2,4% di novembre. La Lagarde ha dichiarato di prevedere che l'inflazione della zona euro scenderà all'1,9% nel 2025, minimizzando le preoccupazioni che i problemi di trasporto dei canali di Suez e Panama possano comportare un aumento nei prezzi. La situazione è, secondo la Lagarde,
più o meno sotto controllo.